tutte le isole, escluso Zannone, abbiamo la presenza di una pianta, il fico degli Ottentotti, detto anche da noi botanici Carpobrotus, che incide fortemente sulle parti costiere e in particolare sulle scogliere e le falesie, delimitando alcuni habitat molto importanti da un punto di vista conservazionistico e riconosciuti anche dall'Unione Europea come habitat di interesse comunitario. C'è quella parte lì sulle sponde, quella che vedi lì nella parte bassa, che lì. Il Carpobrotus è una pianta di origine sudafricana che è stata portata per motivi ornamentali, perché ha una bella fioritura limitata peraltro alla tarda primavera. Il problema di questa pianta è che costituisce tappeti continui e soffoca la vegetazione autoctona locale, che quindi tende a scomparire. L'attività di eradicazione del Carpobrotus si svolge in due fasi. Una fase è eseguita direttamente da noi, che interveniamo sul territorio manualmente nelle aree in cui è accessibile. Una seconda parte dell'intervento prevede invece il coinvolgimento di personale che deve operare in sicurezza, quindi deve operare su fune, personale specializzato ad intervenire sulle falesie e sulle scogliere. Vediamo quanta vegetazione, quante piante sono spuntate dopo aver tolto la copertura del fico degli Ottentotti, che copriva interamente tutta questa parte e che adesso è accumulato qui in questi cumuli di fico degli Ottentotti, appunto, messi al sole a seccare. Questo è un tipico esempio di come la pianta è uscita dal recinto di un giardino privato e ha iniziato a colonizzare anche un territorio esterno, e con il rischio di andare ad invadere poi degli spazi naturali. Questo è un problema che deve essere affrontato anche con la partecipazione dei proprietari dei giardini. È fondamentale comunicare bene questi progetti, perché si può portare avanti un progetto di grande utilità per la comunità locale, ma la comunità locale deve percepirne l'utilità, deve percepirne l'importanza. Senza questi aspetti di comunicazione il progetto rischia di incontrare ostacoli. Un'altra considerazione che va fatta sul fico degli Ottentotti, che è una risorsa alimentare per il ratto, e quindi eliminando questa pianta favoriamo ancora di più il processo di eliminazione del ratto, che ha un impatto forte sulle berte, che sono appunto questi animali, questi uccelli acquatici, che sono molto importanti da un punto di vista conservazionistico e sono l'oggetto principale del progetto Life Ponderat.